Coppa Italia Online 2023, secondo turno, incontro tra Cagliari e Magic Wind, gioco con Stelian Iancu. Ok, si parte. Mi sembra più normale. 5-3. Direi questa. Cinque due double hit a una posizione da blitz. Sei due, direi che anziché colpire preferisco fare l'ancora. Sono avanti in corsa. Sono avanti di 17. E secondo me qui devo provare a venire avanti, però mi colpisce. Proviamo a fuggire, visto che ha il midpoint strippato. Ha una posizione molto rigida, però io sono indietro in corsa di 11. Posizione strana, decisamente. Siamo tutti e due rigidi. Quattro tre, qui devo colpire sicuramente e scenderei dal mid. Aia, mi ricolpisce. 2-3, devo colpire ancora. Sono indietro di 26. Io farei l'ancora, ma non sono sicuro perché sono troppo indietro. Forse devo giocare questa. Oppure.
questa perché ho la casa più forte. No, 5-3 fa casa in testa. Quattro, sei, colpisco. Mi ricolpisce. Quattro e tre, ottimo. Questo direi che è un double. O potrebbe essere too good. Secondo me è too good. Rareka, non tiri l'uno. Non tira l'uno. Sto pensando tantissimo. Ok, danza ancora. Continua a non rientrare. Doppio 6, pessimo, però non colpisce. 6, 3. Qui se non scopro è un gammon sicuro. No, devo sperare che non tiri il 3, non tira il 3. Ho ottime possibilità di gammon. Ok, il gammon è andato. Basta che non tiri due volte uno. Ok, 2-0, ho pensato quasi 2 minuti.
Ottimo, 6-4. Non tira il 2. Doppio 6. Non ho più il vantaggio in corsa, anzi è in vantaggio lui. Però ho portato in salvo il runner. Cinque tre non è un gran tiro. Colpire ha senso? Secondo me no. Quattro due, devo far casa. 6-2, fa l'ancora avanzata, avanti 10. Però con l'ancora arretrata. Non ancora arretrata, comunque con l'ancora sul mio bar point il suo vantaggio in corsa non è eccezionale. Doppio 5, questo è un double drop. Diciassette pip di svantaggio, assolutamente un drop. Due uno per me, pensato 2 minuti. Stelian ha una brutta connessione, per cui ogni mossa ci pensa tantissimo, ma poi l'orologio è sempre fermo. Io giocherei questa. Doppio 3, forse sarei dovuto scappare, ma 4-5, direi che è ottimo. Spero che non tiri il 4, non tira il 4. Sono avanti in corsa di 8, ma lui ha una struttura molto migliore. Casa 8. Però questo è un ottimo tiro. Sono un vantaggio di 13, ma non ho nessuna casa interna. Doppio 4, direi che è ottimo. 1-2. Devo fare casa 4 o casa 2? Io direi casa 2 perché mi servono i punti di appoggio. Ho 21 pip di vantaggio, ma non mi piace ancora cubare. Suo portiere è molto fastidioso, sinché non faccio un'altra casa.
lui ha una casa molto forte. Qui scopro. Direi che scoprire per scoprire devo giocare questa. Non tira il 5. Questo secondo me è un double. No, ancora no. 6-1 è pessimo. Sono contento di non aver cubato. Devo ancora aspettare. Secondo me serve questa. Per avere più spare, per fare delle case interne. 6-5. Questa è ottima. Doppio 5. Però 16 pip di vantaggio, questo è un double. Pensato 3 minuti. Ok, tre uno. Colpisce. Qui posso ricolpire o fare l'ancora. Preferisco questa. Qui sono indietro di 14. Sperare che non mi colpisca, si ancora, ma non colpisce. È avanti di 8. Doppio 1 è pessimo per lui. È avanti di 4, ma io ho una struttura migliore. No, presto per scappare. La corsa è pari. Doppio 4 per lui, passa decisamente in vantaggio in corsa e migliora decisamente la struttura, anche se ha una struttura too many points. Adesso passo in vantaggio io di 10, però ribalta immediatamente, passa in vantaggio lui di 10. Mi serve un tiro alto.
6-4 non è male. Adesso inizia ad avere un buon vantaggio in corsa, però doppio 5 è ottimo. Problemi di connessione. Non capisco cosa ha tirato. Ah no, si è riconnesso. Ho 4 pip di vantaggio, è sicuramente presto per cubare, però il doppio 4 è ottimo. Ok, dobbiamo ritirare il doppio 4. Adesso è un double, se non tira benissimo. Ok, è un double e un drop. Così è un supplizio, però non si può giocare così. Allora, 4-1, siamo 3 away, 6 away. Ok, questo dicevamo è un double e un drop. Ok, 4-1. Pensato 3 minuti e mezzo. Allora, 6-4, direi che è questo. E 4, devo fare l'ancora avanzata e giocare questa. Corsa è pari, ma ho un'ottima struttura. Deve provare a scappare, mi serve un 2.
arriva il 2. Danza, però su questo punteggio non è un double. Devo sperare che non tiri un 9 o un 11. Ok, ho 23 pip di vantaggio. Questo potrebbe essere un double. Sì, secondo me è un double. Uno non è un bel tiro. Devo colpire. No, giochiamo questo, sono molto avanti in corsa. Doppio 5, maledizione. Adesso la corsa è pari. Giocherei 21-16, 10-5 e 8-3-2. Non so se stia pensando di cubare o se sia il solito problema di connessione. Mi sembra presto per cubare. O fare casa 3 o giocare questa che mi piace di più. Una casa molto forte, mi servirebbe un doppio. Doppio 5, doppio 3.
Questa mi sembra meglio. 6-4. Corsa è pari. Fa casa 2, maledizione, ottimo tiro per lui. Sperare in un 6-1. Doppio 5, eccezionale. Sono in vantaggio di 8. Doppio 1 è pessimo. Devo sperare che tiri basso. 6-5 è ottimo. Due uno, ottimo tiro per me. Quindici pip di vantaggio, anche se non so se ha terminato il tiro. Io ho 9 pedine da portare fuori, lui 10. Ok, no, 2-1 è pessimo. Tira doppio 3, maledizione. Uno, va benissimo. Qui mi serve un 6. Arriva il 6 col 5, sarebbe stato meglio un 4. Doppio 2, eccezionale, ho vinto il game. Andiamo 6-1, Crawford. Aia doppio 3.
mie pedine sulla casa 2 sono rovinose perché questa è una posizione per lui da prime, per me da blitz, ma contro la sua ancora ho poco da blizzare. Servirebbe un doppio 3 o un doppio 6. No, tira lui il doppio 6. Fa casa 7 e casa 4. Mi servirebbe un doppio 1. Però così è veramente un supplizio. Uno, qui non posso scappare. Ma io giocherei per perdere la singola. Minuti rimasti. Il 5-3 serve assolutamente un doppio 1, doppio 6 è pessimo, doppio 4 pure. Qui devo cercare di scappare. No, giochiamo questa. Avrei fatto l'ancora sulla casa 2. Quattro minuti e mezzo rimasti. Adesso arriva il doppio 1.
Qui servirebbe l'1,6, niente. Uno e due. Colpisce ancora. Niente, danzo. Però per fortuna non mi colpisce. Doppio 6, 1, 2, 3 e 4. Adesso ho gli a doppio 6 anche per lui. Qua servirebbe un doppio 4-3, pessimo. Adesso non basta più neanche il doppio. Ok, 6-2, 4 minuti e 26. Qua, tricky play per lui. Serve il 4, niente 4. Mi serve assolutamente un 4, 4 che arriva. Adesso la struttura è buona, anche se sono in ritardo in corsa. 6-5 non è buono invece. Ok, non colpisce. Allora, 6-3. Giocherei questa. Due uno, devo fare casa 5. Secondo me no. Non devo aprirgli la strada per la fuga. 6-5. Questo è un double falcon. Troppo rischioso. Sperare che non tiri il 6. Ok, doppio 1 fa casa 7, accidenti. E 24, 22, 21. Ma non lo so. 6-2. Scappare è troppo pericoloso. 6-5, lui invece riesce a scappare. Però sono avanti in corsa di 5. Servirebbe un doppio 5, doppio 3 che non serve. Ok,
10 pip di vantaggio, 5-3. Devo scappare. Secondo me no. Re 2 non migliora la sua casa. 6-5, qui sono costretto a scappare. Qui direi che è un take. No, doppio 3, maledizione. Però i gammon sono molto pochi. Probabilmente non avrei dovuto lasciare il blot nella casa interna. Servirebbe un 1 subito. Minuti e 40. Arriva l'uno. Il due è disgraziato. Qui colpisce, sperando di essere ricolpito e di colpire la pedina nell'outfield. Questa mi sembra rischiosissima perché con un 6 4-3 adesso chiude e si aggiudica i due punti. Andiamo 6-4. Qui potrebbe scoprire, non scopre, maledizione. Ahia, qui sto rischiando il gammon. Devo tirare alto, doppio 3 è ottimo. Il gammon evitato, anche se di poco. Quindi one away, three away. No, one away, sì, three away, ancora. Ancora tricky play, colpisce, maledizione, devo ancorarmi, doppio 5, direi che è ottimo. Sperare che non tiri un 5. Adesso un leggero vantaggio in corsa, una bella struttura. Doppio 6. Due, tre e quattro. 3 minuti e 22. No, mi colpisce. Due pedine. Maledizione. Però doppio 4 non è male. Colpisce ancora. No, doppio 6.
O devo slottare? No, direi questa. Re 2 è pessimo. Danza 6-5. Uno 6 non è un rientro grandioso. Allora, 6-4, devo giocare questa. Perché non ho il timing per tenere 3-6, non è male, se non tira il 5. Danza, ottimo. 4 e 1. Potrei uscire. Troppo pericoloso. 3 minuti. Danza ancora, doppio 6, ottimo tiro, 1, 2, direi 3 e 4. Danza, benissimo, 4, 3, colpisco la seconda pedina, faccio casa 2. Come devo colpire? Continua a danzare. Allora, 6-4. Direi che devo colpire. Direi 3 e 2. Rientra 5-3. Maledizione, non colpisco. Quattro due. Direi questa. 5-1 è pessimo. No, mi colpisce, maledizione. Colpisce ancora. 2, 2 e colpisco. Devo sperare che danzi. Non danza. 2, 6, pessimo. Qui secondo me deve fare casa 5. Mi serve il 2. Però tiro il 2 col 3.
Siamo sicuri che mi convenga colpire? Sì, no, perché tanto non posso perdere Gammon. Allora, qui devo accettare perché sì, non c'è il Gammon. No, colpisce, maledizione. Serve un 4. Doppio 1. Doppia 3, comunque il 3 è importantissimo, niente, diciamo che andiamo sul 6 pari, mi rimangono 2 minuti. Quindi il doppio 6 mi salverebbe. Qui devo uscire. No. Sei cinque, devo uscire ancora, che non è un grande affare. Colpisce, però con l'uno riapro il match, cioè il game. Serve un 6, arriva il 6, il 4 devo colpire, secondo me no. Sei due è eccezionale. Qui non devo tirare un 1 o un 2. Ottimo. Qui ho quasi vinto. Abbiamo giocato bene.